IQ, i comportamenti via via conformi allo stato più avanzato dello sviluppo tecnico, non si limitano ai settori in cui sono effettivamente richiesti. Così il pensiero non si sottomette al controllo sociale solo dove questo gli è professionalmente imposto, ma adegua al controllo tutta la sua conformazione. Proprio perché il pensiero degenera nella soluzione di compiti assegnati, anche ciò che non è assegnato è trattato secondo lo schema del compito. Il pensiero, che ha perso la sua autonomia, non ha più il coraggio di comprendere liberamente un oggetto per amore dell'oggetto stesso. Con illusione piena di rispetto lascia questo onore ai meglio retribuiti e si rende così a sua volta commensurabile. Già di per sé, esso tende a condursi come se dovesse provare continuamente la propria efficienza. Anche dove non c'è nulla da macinare, il pensiero diventa un allenamento all'esecuzione di ogni sorta di esercizi. Considera i suoi oggetti come semplici ostacoli, come un test permanente del proprio essere in forma. Considerazioni che vorrebbero rendere conto di sé attraverso il rapporto alla cosa e quindi di fronte a se stesse. Sono subito sospettate di vanità, di autocompiacimento visionario e sociale, asociale. Come per i neopositivisti, la conoscenza si scinde nell'empiria accumulata e nel formalismo logico. Così l'attività intellettuale del tipo che corrisponde all'ideale della scienza unificata si polarizza nell'inventario del noto e nel test dell'intelligenza. Ogni pensiero diventa un quiz dell'informazione o dell'attitudine. Le risposte giuste devono essere già registrate in qualche posto. Lo strumentalismo, l'ultima versione del pragmatismo, non è più il da tempo. Solo questione di applicazione del pensiero, è l'a priori della sua stessa forma. Intellettuali di opposizione che appartengono a questo giro, ma che vorrebbero modificare il contenuto della società, sono paralizzati dalla configurazione della propria coscienza, che è modellata in anticipo secondo i bisogni di questa società. Il pensiero, che ha disappreso a pensare se stesso, è diventato, nello stesso tempo, l'assoluta istanza di controllo di se stesso. Pensare non significa ormai altro che sorvegliare in ogni istante la propria capacità di pensare, di cui il respiro soffocato di ogni produzione intellettuale, anche apparentemente indipendente, della produzione teoretica non meno che di quella artistica. La socializzazione dello spirito lo tiene sotto sorveglianza, bandito, sotto vetro, finché la società stessa è prigioniera. Se in altri tempi il pensiero interiorizzava i singoli doveri imposti dall'esterno, oggi ha incorporato in se stesso la propria integrazione nell'apparato globale e così perisce, prima ancora di essere colpito, dai verdetti economici e politici.